Benvenuti carissimi MTIers, come promesso eccovi la classifica dei 7 film trash di fantascienza assolutamente da non perdere quest'estate! Un piccolo avviso a voi incauti spettatori, questi film sono trash di altissimo livello e possono provocare diverse controindicazioni a chi si approccia senza la dovuta preparazione. Se dopo pochi minuti iniziate a percepire disorientamento, mal di testa, attacchi di vomito, rabbia, parole senza senso, fermate subito la visione e guardate un film comico. Consiglio anche la visione in compagnia e soprattutto non mi reputo responsabile di danni fisici che vi potrete infliggere durante la visione. Ora vi vedo che non riuscite più a trattenere il Tommy Wiseau che è in voi, quindi partiamo! Iniziamo dal settimo posto con un film giapponese che potrei definire un capolavoro. Big Man Japan è un film del 2007 visibile su 4Vid che racchiude tutta la magia dei monster movie del passato ma in chiave moderna e assolutamente comica. Un film che vi rivoluzionerà l'esistenza facendovi esplodere il cervello, effetti speciali al computer assolutamente non di livello e riprese di modellini in scala con relativi esplosioni che richiamano il passato. Rendono questo film una perla unica d'Oriente. La trama è semplice, un uomo di 40 anni vessato dal lavoro viene tramutato in un gigante combattente per la difesa del Giappone dai mostri. Prima di lui nella storia altri avevano adempiuto a questo sacro compito, solo che lui fa più danni dei mostri stessi quando li sconfigge. Un film omaggio ai fasti cinematografici dei mostri del passato e una critica alla società giapponese. Risalendo troviamo al sesto posto un film dell'87, Master of the Universe, disponibile su Prime Video. È una pietra miliare del genere con Dolph Lundgren nella parte di He-Man. Questo film doveva essere tutt'altro e invece, causa dei costi troppo elevati per i set, si è deciso di ambientare questo film sulla Terra, rendendolo una cosa totalmente estemporanea dal famoso brand di giochi Mattel dell'epoca. Molti fan si sono ovviamente lamentati della discontinuità dai cartoni e il film è stato bastonato. Ho deciso di metterlo in questa classifica ed escludere un altro capolavoro come Flash Gordon, sempre su Prime, semplicemente perché non possiede della colonna sonora dei Queen. Un film che però è da vedere, con mostri di qualità discutibile e un vero e proprio carro di carnevale come mezzo semovente di Skeletor. Due curiosità, a fine mese uscirà la nuova serie animata e la protagonista femminile andò poi a interpretare Monica in Friends. Siamo solo al quinto posto, ma devo bruciare un altro classico, Super Mario Bros., disponibile su Prime Video e dal 93, la data di uscita nel mio cuore, con un fantastico Bob Hoskins che da solo tenta di dare spessore ad un personaggio con una lore da videogioco creata da Nintendo. Purtroppo il film subisce le problematiche di una trama approssimativa al salvataggio della principessa, di personaggi improvvisati e di una serie di effetti speciali di basso livello. Un peccato per un brand di videogiochi che continua a fare la storia anche dopo più di 40 anni. Questo film inoltre da noi è stato pure trattato malissimo, con intere scene finali martoriate dall'adattamento e anche tagliate. Consiglio di recuperarlo perché è ugualmente bello se guardato con gli occhi di un bambino che se ne frega della trama, ma ama quei personaggi dei suoi videogiochi. Ci avviciniamo al podio, ma siamo solo al quarto posto con questo Gora, film turco del 2004 disponibile su Netflix, che è un vero esempio di come si possano tirar fuori delle vere e proprie perle con un budget limitato, ma idee assurde. La trama è fantastica, con un venditore di tappeti turco che arrotonda vendendo immagini false di UFO. Cosa vuole che viene rapito da alieni veri assieme ad altri umani? Ben presto si trova intrappolato in una faida tra il mondo alieno, di cui è stato deportato, e un altro, con principessa da salvare, strane forze che può usare e tantissimi altri riferimenti a film più noti degli anni precedenti. Un film da vedere e per ricordarsi che i migliori trash spesso non sono made in USA.
Entro finalmente sul gradino più basso del podio con Entiran, un film indiano del 2010 disponibile su 4vid. Questo capolavoro del trash ha generato una vera saga con seguiti sempre più assurdi sulle imprese di questo robot. Un film basato su tantissimi riferimenti e opere del passato degli USA. Ha un approccio differente e narra la storia di questo scienziato che crea un androide da guerra, ignorando peraltro totalmente gli interessi di quella super gnocca della moglie. Ovviamente il ricercatore gli ha dato pure le sue sembianze e un'intelligenza artificiale basata su di sé. Fa da sé che si invaghisce della moglie del suo creatore e che quando questa venga rapita vada a recuperarla totalmente senza controllo, dovuto anche al nuovo programma corrotto che gli era stato impiantato. Insomma, una fantascienza che ricorda molto Terminator, ma non con una totale deriva nella cultura indiana, che ne fanno un'opera trash da non perdere. Fino a pochi mesi fa l'avrei messo al primo posto perché Alien 2 sulla Terra, disponibile su 4vid, è un capolavoro del trash e di furbizia italiana. Nel fregare il marchio Alien 2, al secondo capitolo della ben più famosa saga di Alien. Per chi sarà in Neurocon col mio amico Barabani approfondiremo questo discorso, per gli altri vi basti sapere che ha pure vinto una causa legale. Oltre quindi alle questioni extra film, questo è un capolavoro italiano del trash perché è stato realizzato in tutta fretta per sfruttare la fama del film Alien, ma con una storia totalmente differente e soprattutto ambientata sulla Terra per tagliarne i costi al minimo. La storia infatti parla di una spedizione di speleologi che parte dopo l'ammaraggio di due astronauti. Questi speleologi, andando sempre più in profondità e isolandosi dal resto del mondo, trovano delle strane rocce e dopo averle raccolte si aprono facendo uscire dei veri e propri mostri. Un film che è assolutamente da vedere con la bandiera italiana. Ed eccoci al primo posto di questa classifica, Cosmic Sin, film del 2021 disponibile su Prime Video. Ha in pochissimo tempo scalato tutte le classifiche del trash posizionandosi in testa, contando su di una trama approssimativa, dialoghi scritti da stagisti e due attori di livello di Bruce Willis e Frank Grillo che chiaramente erano lì per pagare il mutuo, quest'opera non ha davvero nulla che si salvi, anche gli effetti speciali sono approssimativi e il budget ha permesso di creare solo armature di plastica e nemici probabilmente di cartapesta. Un film che ho visto ben due volte, la prima da solo e la seconda con amici, ma vi assicuro che è stata una sofferenza immane. I miei amici non pensavano dicessi il vero, succo tanto trash che si sprigiona senza fatica in ogni scena. Invece è indubbiamente la cosa più atroce che i miei occhi abbiano visto da molto tempo. Guardatelo a vostro rischio e pericolo e se lo fate da soli, avvisate gli amici che lo state guardando, mi raccomando. Grazie veramente a tutti quanti per essere arrivati fin qui, siete dei grandi. Ovviamente questa classifica è goliardica e semiseria, ma vuole portarvi a conoscere cose di nicchia o dimenticate che hanno segnato un periodo storico. Mentre voi mettete mi piace, vi iscrivete al canale e attivate la campanellina se non l'avete già fatto, vi ricordo che nessuno dei servizi o film citati mi hanno minimamente sponsorizzato, anzi, probabilmente mi odiano pure adesso. Ricordatevi fra l'altro di commentare per dirmi la vostra su queste opere e sappiate che se siete amanti del trash ho fatto più di una puntata su Fantascientificast, link in descrizione, dedicata all'argomento. Cerco di limitarmi però perché la visione di troppi trash assieme è molto deleteria per me e la mia salute. Al prossimo video, MT Ayers, ciao!